Non sono da quando non ho mai fatto un videolog, so che faccio paura. Se nemmeno se mi sentiate. Mi sembra una bandita, lo so. No, non ho mai fatto un videolog, quindi facciamone uno. Io sto andando in farmacia, la bellezza universale. Quindi farò uno breve, ma ovviamente stopperò poi. No, già c'è la coda. No, sembra una bandita. Ma se io pure il naso a patata non è facile metterla dentro. Vediamo quanta gente ci sarà. Madonna, c'è già bordello, lo so. Se farò delle inquadrature di merda, lo so già. Bello che c'è anche il sole. No, c'è meno gente rispetto a prima. Adesso devo prendere il numero. Dice che bello. Ho esattamente 9 persone davanti. Molto bello. Vedete che c'è poca gente. Bellissimo. Sono il numero 9. Mi sembra un posto all'ombra perché sto morendo di caldo. C'è il naso da stare dentro, così non se va un cazzo. Il lavoro che è, Ok. bravo, adesso Aspettiamo. non può stare così, Sono al numero 9, c'è il numero 14. Che bello. Proprio bello, sì. no, in serio non ci Contanto va. che è tutto solo una volta, ce la posso fare. Non posso girare la fotocamera, se no. Se fai tipo così. Queste tutte le persone che ci sono dietro. Un filo. Devo fare video con la mascherina, sì, così sono irriconoscibile. Tanto che aspetto, mi faccio il giro dell'isolato. Mi sa che devo aspettare in coda quando c'ho il numero. Il problema è che c'ho il naso a no, il naso a patata. Mi scendono giù. Mi scendono giù sta cazzo di mascherina, che la mascherina sembra un foulard. So che se metto due là mi prendono per pazza, allora faccio il giro dell'isolato qua. Che c'è un giardino dove c'è gente che fa il cazzo che vuole. Adesso vi faccio vedere. C'è gente sulle panchine che parla. Che giustamente, visto che devo aspettare. Vedo me, cioè, non è proprio un giardino, è tipo una rotatoria. E c'è la gente qua, che non vuole niente, guardate. La gente che sta sulle panchine a cazzeggiare. Salutiamoci, sì, tanto. Tanto. Cane libero. Aspettiamo un po'. Cazzo, che vuole. Invece, adesso. Sì, gente che non fa una merita, minchia, guardate. Gente che sta lì tutta bella in comunella a parlare. Io vi faccio tutti i video. Fa vedere anche laggiù, più di gente, gente che non fa la minchia. Sta lì, parla. Si qua sono sedute, sotto panchine prima stavano parlando. Quindi notare. Cioè, notate la gente che c'è davanti alla farmacia. Tutti lì stanno, tutti lì. Tutti sempre in coda, se mi mettete l'unica panchina dove non c'è nessuno. Tanto così mi posso togliere sta cacchio di cosa. Non volare via numero. Ok. Mica panchina libera. Questa è la gente. Sono quei due che sono ancora nella panchina dietro qua. Che non fanno più niente. Qui stanno parlando facendo comunella tranquillamente. Ho i capelli legati perché comunque questa bellissima cosa molto fashion, devo dire. Quindi ho i capelli legati, più che altro perché si sporcano poi non c'ho di lavarli. Quindi ce li tengo quasi sempre, se mi vedete grattarmi il naso, intanto ho la mucchina. Non mi viene niente. Però devo dire che dai, un po' di verde io ce l'ho. Adesso aspetto un po', tanto mediamente possono entrare due persone alla volta. Quando sento infatti che fa tipo cluck cluck, vuol dire che una persona entra, quindi devono essere tipo numero 10. Adesso no, prima era numero 6, numero 7 saranno, ne sono 14. Quando sento tanti click, vedo che le... Ha già dato click, dai. Dopo un po' poi mi avvicino, ma vado a vedere. Provo a farmi un video. Questa qua sarebbe la mia zona dietro, che è questa qua. Abbastanza verde, dai, devo dire.
Infatti a me sarebbe piaciuto abitare qua. La mia zona è più tetra, non c'è un cazzo. Proprio una tristezza. Io spero che mi sentiate, perché con questa cosa in bocca mi dolono le mie labbra, si vedono. Con questa cosa in bocca io avrei anche la mascherina, quella più grossa, però non la uso per fare le commissioni nel quartiere, ma quando vado in pullman, che è la FP3. FPP3, lì quella roba là, vabbè. Comunque è gigantesca, tipo grossa così, con un filtro in bocca. Quella la uso solo quando devo andare. Comunque la gente non dovrebbe stare ferma lì. Io sto ferma perché c'è un numero. E anche perché c'è la temperatura che è abbastanza bella. Quindi 5 minuti di pausa me li prendo. Però questa cosa che sto facendo adesso io, adesso sto aspettando, devo poi andare in farmacia e vado a dare il numero. Questa cosa qua che sto facendo io, ovviamente se la fate, tipo io sono una panchina isolata, non c'è nessuno vicino a me, ma se dopo che arriva qualcuno me ne vado. Sono all'ombra per prendere aria, che bello, è il mio unico momento di grazia. E quindi, visto che c'è tanta gente in farmacia, che sono andato a vedere anche che numero sono, poi toccherà a me, che devo andare a prendere il momento anche analgesico, perché poi mi arriverà il ciclo. Che bello, sono molto felice io. Il mio outfit è molto figo, sono praticamente con lo zaino, io perennemente con lo zaino perché trovo più comoda. E poi boh, ho questi pantaloni con le mie scarpe rigorosamente nere. Le mie Adidas sono diventate nere. Molto bene. Ho tipo i pantaloni questi qua, molto. Non so se li vedete. Sono un po' larghi alla fine perché i leggings. Però non le sto usando proprio caldo. Mi trovo meglio con questo shampoo, non è che andava a fare la sfilata di moda, quindi non capisco la gente che si veste figa con i capelli fatti e tutto per andare a comprare. Perché in realtà se uno si sente bene, adesso devo vedere un secondo il numero. Andiamo a vedere a che numero sono arrivati. Andiamo insieme. Che siamo quella lì, tipo come invisibile, la donna invisibile. Scusa, sono già al numero 11. Ma è diventato così bianco? Ok, dopo ci vedrò una cosa molto bella. Vi faccio vedere. Tutte le persone che ci sono al parco. Tutta gente che sta al parco a fare un cazzo. Tutta gente che sta seduta nei parchi. Una tipo anche abbracciata al nonnino. Sono praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone nel parco. E poi gente dice che non funziona un cazzo. Gente che parla a destra, gente che parla a sinistra. Poi gente che ha un telefonino in mano che inizia a filmare. Per carità, non è che uno dice niente a nessuno, siamo qua nel quartiere e tutto il resto. Ma c'è gente che se ne sta andando, poi ci sono quei due signori che sono qua da 2 ore. So capire il signore anziano che se ne stanno andando. Se faccio 2 minuti, poi me ne vado anch'io. Penso 2 minuti e poi vado. Tutto il mondo come sono fatto. Deve capire un momento. Distanza di sicurezza, attenzione. La distanza di sicurezza della gente, quanto la rispettano. Guardiamoci il telefonino tranquillamente, tanto che cazzo ce ne fate, ci sono da sola a distanza di, non dico un metro, anzi, un chilometro. Vi siete tagliati in un'unica panchina che è di fronte al coso, che non c'è nessuno. Qui vicino a me non c'è nessuno, tutti chiusi i negozi.
Però c'è anche... Poi se arriva qualcuno me ne vado, ovviamente. E per dimostrarvi che vabbè, 5 minuti in una panchina non è che vi ammazzano, perché su 5 minuti poi me ne vado. Io, contenta che non ho né balcone né terrazzo, cioè ho un balcone ma non mi posso nemmeno sedere perché comunque ci sono stendini, piante, cose. Mi potrei benissimo sbattermene i coglioni e starmene qua tutto il giorno a fare quello che voglio. Fate quanto che passa ogni tanto la pattuglia e io vorrei capire perché la gente sta tranquillamente qua ai giardini a fare una minchia. Posso capire quello prima col cane con la palla che gli lanciava la palla. Io la palla, il mio cane la lancio nel giardino, la lancio in casa. So che magari quello di sotto mi odierà, tanto nel palazzo di tutti i cani. Però sinceramente, se continuiamo così non finiremo più, penso. Beh, volevo farvi un videolog carino, farvi vedere un po' di verde, dai. Ci farò anche una foto se riesco. Magari faccio così, la faccio anche più figa. Non so fino a che punto sia figa, però va bene lo stesso. E un po' di verde. È bello che alcuni signori se ne vanno. Altri, no, uno sta andando solo a bere dalla fontana. Penso che queste qua sono le persone che non credono un cazzo. C'è gente qua che crede in qualsiasi altra cosa. Proprio che c'è la gente dai balconi che guarda questa gente qua. Che adesso vi faccio vedere qua di fronte se non posso, perché c'è gente che ha il viso scoperto. Sono le persone che fissano e guardano queste persone che stanno qua a fare un cazzo qua nel parco. Cioè guarda, sono proprio persone che non fanno nemmeno età minchia. Cazzeggiano. Poi ci sono questi due che un'ora che stanno a parlare là. Perché da, hanno la distanza, la sicurezza e tutto, quindi hanno comunque le mascherine, anche se uno c'è laggiù perché fuma. Quello gli altri no, hanno una mascherina c'è laggiù. Sono tre persone. Uno che sta fumando, è importante. Invece ci sono gli altri che invece a proprio la velocità massima vanno con mascherine, guanti, tutto, le sono tolte perché mi sono fatta la mucchina. Che ce l'ho sempre dietro, infatti ho lo zaino qua. Adesso mi sono seduto 2 minuti a fare il video, poi vado, perché di solito non lo faccio mai, perché cioè uno dovrebbe dare tipo sai, il buon esempio, queste cose qua, stare seduta così a beccarmi 400 euro di multa. Però visto che faccio il video, dato facciamo un videolog, vi faccio un'entrata e uscita. Il tipo che se le sbatte le palle. Vorrei capire cosa fanno qua tutto il giorno. Sentite proprio come... non so se tutto fosse normale. Ah, perché mi diverto avere il fazzoletto addosso come fosse una bandita. Comunque mi godo 2 minuti di relax sulla panchina e poi vado anch'io, perché mi sono pure seduto su una panchina e dovrò cambiarmi quando arrivo a casa, perché e per levarmi anche lo zaino. Sono molto felice di questo. Questo zaino non lo appoggio da nessuna parte, se vado a casa poi disinfetto tutto. Si ha dei problemi, lo so, magari alcuni l'hanno, sei fissato, eccetera. Però preferisco poi disinfettare tutto. Ovviamente la roba vestita la metto solo per uscire, non la metto in casa. Però visto che 2 minuti di aria li prendo, perché sennò veramente muoio in casa. Perché un momento ho la fortuna di avere il giardino, di avere tutto. Posso capire di stare 5 minuti in una panchina, però di stare 4 ore no. Anche mettere qua con un libro a leggere. Guardate quelli dietro, guardate quelli qua. Questi qua. Sì, a posto, fratello, a posto, a posto. A posto, sì. Questo si può parlare. Vabbè. Ma io dico, uno esce, mantiene la distanza che è di 1 metro, vuoi parlare, per carità. Però, non lo so. Tante persone che se ne sbattono il cazzo. Gente che viene con la macchina. Io mi ragazzo un mese che non lo vedo. Grazie a queste persone qua. Io vi auguro un buon proseguimento di quarantena. La gente mi continua a fissare perché sto facendo il video. Invece di essere sgamata, così un po' se ne va. Dove fare video più spesso, così la gente se ne va. Scomparti tutti questi tutti al parco. No, sono riapparsi adesso. Vorrei mettermi un megafono magari. Sì, fanno quel cazzo che vogliono. Sono quelli loro, sì. Cazzeggiamo. Gli altri sono andati via, che stanno parlando. E secondo mascherina e tutto comunque erano a distanza da 1 metro, ci può stare. Cioè ci può stare comunque un bel di tante persone da tanto tempo, ma ci può stare la chiacchiera con guanti e mascherine a distanza di 1 metro. Questi invece stanno qua al parco da quando sono entrata in farmacia, da quando sono arrivata in farmacia stanno ancora qua. Sono tutti distanti per fortuna, però
sinceramente sto stando nei parchi, non so fino a quanto sia consentito, lo sto facendo pure io, ma sono per fare il video, sennò poi vado via. E boh, io vi saluto, vi auguro una buona quarantena. Non fate quello che ho fatto io, se volete sostare 5 minuti in una panchina non vi ammazza nessuno, non fate come questi cretini che stanno qua da un'ora.